Il movimento arabo, frenato nell'Africa francese, si afferma vittoriosamente sulle rive del canale di Suez. Nei primi decenni del Novecento, gli egiziani si sono trovati a rivendicare l'indipendenza contro due contemporanei domini: quello dell'impero ottomano, che deteneva la sovranità formale, e quello dell'Inghilterra, che occupava di fatto il paese. La sconfitta della Turchia e i principi della pace di Versailles sono all'origine delle manifestazioni del primo dopoguerra. Le strade sono invase dalla folla. La guida Zaghloul, capo del movimento nazionalista. Una commissione britannica sta elaborando una forma di protettorato che incammini il paese all'autogoverno e garantisca contemporaneamente gli interessi stranieri. Ma gli egiziani respingono il protettorato e chiedono l'indipendenza. Per tutta risposta, le truppe inglesi disperdono i manifestanti e deportano Zaghloul a Malta. La marea montante è però inarrestabile. Nel febbraio del 1922 l'Inghilterra dichiara finito il protettorato. L'Egitto diventa stato indipendente e sovrano, sul quale regna Re Fuad. Zaghloul viene liberato e ritorna al Cairo. Come capo del partito del Waft, trionfa nelle elezioni del 1924 e si avvia al Parlamento, dove diventa primo ministro.